Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi mentre montavo un video per voi mi è arrivato un pacco. Ora lo vediamo in diretta tutti assieme. Io so già cos'è. Siete curiosi? Vediamo un po'. Vediamo se indovinate. Di cosa si può trattare secondo voi? Voilà! Questa è la Magic Mask per poter pilotare il drone in prima persona, come se foste sul drone. Nei prossimi video ve la recensisco, poiché la proveremo assieme in diretta. Sto ancora aspettando che arrivi il cavo dati per poter collegare la mask, il telecomando del mio DJI drone, DJI SE, al cellulare. Quindi si tratta di un cavo più lungo che ho ordinato separatamente. Questa è la mask, vediamo un po' da cosa è composta. Andiamo ad aprire, c'è un libretto di istruzioni che troveremo più nel dettaglio, non oggi in questo video perché devo avere il tempo di leggerlo anche io un po'. Vediamo un po', questa è una pellicola, abbiamo gli oculari interni, sembra abbastanza carina. Come funziona, sicuramente da qui si accede con questi due tasti, si regolano gli oculari interni, però per aprirlo non ho capito bene da dove si accede. Forse, ok, c'è un cassetto su questo lato dove poter inserire lo smartphone, e questi sono i gommini che andranno applicati qua. Qui abbiamo una molla che mantiene lo smartphone. Vediamo un po', dovrebbe andare in questo modo, infatti. E niente, nei prossimi giorni lo proveremo insieme con il mio DJI Mini SE. Vediamo come va la guida in remoto con questi oculari ottima, è anche comoda, è ben sagomata. A differenza della Magic Mask che viene venduta diciamo a prezzi esorbitanti, questa l'ho pagata più o meno 30 euro, 25 euro mi pare. Vediamo se fa lo stesso lavoro dell'altra. Alla prossima.